vacanza qualsiasi, una vacanza attraverso il deserto del Marocco. Si parte! Otto fuoristrada per otto equipaggi. Un'avventura breve ma intensa. Destinazione Marocco. Dalla Spagna, dopo circa due ore di traversata, sbarchiamo a Tanger. Mandiamo indietro di due ore gli orologi e siamo subito sulla strada in direzione di Fes. Arriviamo in serata e nel campeggio dobbiamo festeggiare il compleanno della piccola Laura. Come vedete, i fuoristrada così adattati saranno per tutto il viaggio anche le nostre case. Di buon mattino ci lasciamo rapire dal souk della città. Un susseguirsi di venditori, di gente, tra il profumo della menta, il chiasso e i colori. 93 anni. Formatore. Visitiamo un laboratorio per la lavorazione della terracotta. Abilità e precisione ci stupiscono. Ancora avanti, per le strade della città vecchia. Questo è uno stabilimento per la concia delle pelli. Il gioco delle varie vasche lo rende un luogo molto particolare. La guida, che abbiamo contattato sul posto, ci porta a vedere la città antica dall'alto. Ora tutti a cena, per gustare il nostro primo stufato che può essere di carne o di pesce. Anna, è buonissimo, vero? La nostra carovana parte in direzione di Ifrane. Nei pressi di Sefrù, una dolce cascata ci fa fermare. Più saliamo verso Ifrane e più il paesaggio ci diventa familiare. C'è molto verde e molta acqua. Nella foresta di cedri, il protagonista è il cedro Goudar, il più alto del Marocco. Il parco è meta di passeggiate all'ombra e non potevano mancare le solite bancarelle di souvenir per turisti comodi. Noi scegliamo invece di andare verso il Marocco più aspro e selvaggio. Incrociamo camion carichi di lavoratori del legname, principale risorsa di questa zona. Via via il paesaggio si fa più brullo, abitato da poveri villaggi di contadini. Facciamo sosta per il pranzo, in uno slargo ancora all'ombra degli alberi. Qui prendiamo la decisione di proseguire per Imilkil, attraverso una pista poco agevole. Dobbiamo pur mettere alla prova i nostri mezzi.
La pista è proprio stretta, rovinata e pericolosa. Passati i punti critici, si riprende. Questo villaggio sembra mimetizzarsi con il paesaggio. Lontano, una donna lava i panni in un piccolo rigagno. Il lago Tislit ci invita a passare la notte sulla sua riva, in uno spazio in mezzo agli alberi riparato dal vento. Si riparte all'alba. Dei giovani si aggrappano all'auto che ci precede. Si prendono un passaggio per qualche chilometro. Qui è capitato spesso. Il percorso è ancora in alta montagna, ma il caldo si fa sentire lo stesso. Superato i Mikil, raggiungiamo le gole di Todra, una natura aspra ma suggestiva. Fermiamo le nostre auto nel mezzo di una gola ventosa. Incredibile ma vero, anche qui troviamo bancarelle di souvenir locali. Ci stupiscono queste eleganti costruzioni aggrappate alla roccia. Il posto dove ci accampiamo è tra un palmeto dove scorre un piccolo fiume, che diventa subito il divertimento dell'equipaggio più giovane. La mattina, raggiunto il passo di Tizin Tazaser, a più di 2000 metri, scendiamo verso il deserto, in direzione di Zagora e quindi Mamit. Seguiamo a tratti la nuova strada e a tratti la pista. Questa, anche se piana, è molto sassosa. Anche qui bisogna fare molta attenzione. Comunque, riusciamo a tenere un'andatura più sostenuta. Dopo aver attraversato tanta polvere, ci fermiamo nei pressi di un accampamento verde. Il contrasto è forte tra i nostri veicoli e questi cammelli che rappresentano i loro unici e fidati mezzi di trasporto. Ci spiegano che ci sono i preparativi per una festa di nozze. Chiediamo il permesso di fotografare. L'atmosfera è gioiosa e cordiale. Sotto una tenda, separata dagli uomini, le donne preparano il cibo per il banchetto. L'oasi è molto bella, con al centro una sorgente, bene e prezioso per uomini e animali. Ora, ancora in viaggio attraverso una pista sabbiosa nei pressi del lago Iriki. Andiamo verso la costa. Non si può fare a meno di fermarsi in un'altra oasi per rinfrescarsi. Fa molto caldo. Oggi abbiamo toccato i 50 gradi. Arrivati a Fum Zguid, alcuni prendono le poche camere di questo albergo e altri restano fedeli ai propri alloggi mobili. Qui si riesce a fare anche una bella doccia. Dopo
Dopo tanto deserto, ecco arrivare ai nostri occhi il mare. Siamo sulla costa. La temperatura si è fatta più bassa. Scendiamo verso le spiagge bianche che diventeranno la nostra nuova pista. La giornata non ispira al bagno, ma a qualche gioco per sgranchirsi. Raggiungiamo Tisnit, dove ci fermiamo a fare spesa. Ancora strade piene di gente e venditori. Per la gioia di tutti c'è anche una pasticceria. È tornato il sole. E allora via verso il mare, in direzione nord. Ora sì che è giunto il momento di fare un bel bagno. E così via costa faremo ritorno a Tangeri, dove ci imbarcheremo verso casa. Non è stato proprio un viaggio comodo, ma ci siamo divertiti in questa terra inebriante e misteriosa. Direttamente dal Marocco, ecco qua alcuni dei protagonisti. Ciao ragazzi, raggiungetemi tutti qua. Alcuni dei protagonisti, voi siete microfonati di questo bellissimo viaggio che abbiamo potuto vedere. Quanti eravate in tutto? Allora, in tutto eravamo in 24 persone, tra grandi e piccoli. Adesso siamo in 11. Gli altri li avete mollati a casa? Sì. No, allora, alcuni avevano degli impegni e purtroppo non sono potuti venire. E vabbè, li salutiamo. Sono partecipi con noi da casa. Assolutamente. Allora, abbiamo detto un viaggio durato 21 giorni, sì, compreso il trasferimento dall'Italia. Tu sei l'organizzatore un po' di tutto, sì, no? Diciamo che sono quello che si è dato da fare un po' anche per gli altri. E voi vi fate coinvolgere da lui? Certamente. Come ti chiami? Roberta. Bellissima donna, fidanzata, sposata con qualcuno di loro? Col marito. Sì. Ah, ecco, quindi non dobbiamo dire niente, tu sposata. Le donne quante erano in tutto? Le donne erano 8. Ma non lo sai, ma che figura mi fai, non sai quante donne, non è che stiamo parlando di un milione. Purtroppo ero un po' preso, un po' emozionato. È stato difficile come viaggio? Beh, diciamo che sicuramente è stato un viaggio positivo, sì. Un'esperienza molto positiva, che però comunque non è da affrontare così allo sbaraglio. Ci vuole una discreta organizzazione dietro, che comunque Francesco avete ci fatto ha da lui. Sicuramente. Allora, facciamo capire come eravate organizzati per dormire. Allora, noi eravamo organizzati per dormire, avevamo ogni macchina era predisposta con una tenda da tetto, sì, che noi abbiamo portato. Ah, anche questa qui? Sì. Possiamo aprirla per vedere come funziona? Senz'altro. Quanto si impiega? Allora, per aprirla circa 10 secondi, molto veloce. Sì, molto veloce. Così. Allora, in questa tenda dormivano ovviamente i genitori, i bambini li mettevamo in una tenda igloo da terra. E praticamente questa qui serve nelle aree desertiche, sia per ripararsi di più dalle intemperie, ma anche per essere riparati da serpenti, scorpioni, animali. Ma vari. Cosa mi dici? Ma come ti chiami? Ma come ti chiami? Ricordami il tuo nome. Francesco. Ma ragazzi, ma Francesco dice che gli adulti stanno sulla cosa riparata dagli scorpioni e i serpenti, i bambini a piano terra. Sì, però di scorpioni scorpienti e serpioni è un animale nuovo. È un animale nuovo. Non ne abbiamo visto neanche uno. Sì, vabbè, ci mancherebbe pure che l'aveste visto. Cioè, i bambini a terra, tu hai i figli con te? No. Qualcuna avevo donna presente aveva figli? Sì. Lei? Cioè, i bambini a terra con gli scorpioni? No, non sempre. Non sempre. No. Quando erano buoni li portavate in cima. No, se li facciano arrabbiare... No.
No, si sono divertiti sì, però. Sì, tanto. Anch'io mi sarei divertita. Aspetta che, Salvatore, abbiamo una scala che vorrei salire sulla tenda? Cioè, abbiamo ma siete scala. Organizzatissimi. Aspetta che andiamo a vedere quanto loro, gli adulti, erano comodi e quanto invece potevano essere... Avete pure la scala. Sì, mettiamo la scala. Ecco, l'operazione è molto veloce da fare. Io però voglio vedere la dimensione. Attenti all'inquadratura perché ho la minigonna e salgo sulla scala, posso? Prego, prego, prego. Fate attenzione all'inquadratura che vado a vedere. Ok, beh dai, insomma, è spaziosissima. È un letto matrimoniale vero e proprio, ha pure le finestre. Non vi facevate trattare male? No, si sta se riusciamo veramente a far vedere, se riuscite a far vedere l'interno, eh? Perfetto. Comodi? Comodi, comodi. E poi, oltre alla tenda? Poi ogni macchina era attrezzata con... dei viveri, ogni macchina era autosufficiente sia sì, come viveri di conforto, cioè di conforto per mangiare, carburante, acqua, scorte alimentari varie. Come si può vedere, ecco, eravamo attrezzati con dei cassetti per riposizionare il nostro, tutto il nostro materiale che fosse comodo da togliere. Avevamo messo